Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Mi trovo a casa di un amico e voglio prendere l'occasione, questa occasione che mi trovo a Napoli, di parlarvi di un argomento che ultimamente sta spopolando abbastanza forte sia su Facebook che YouTube che vari social network, che è quello di Gomorra. Tutti ormai sanno Gomorra, lo sanno anche all'estero tramite la televisione, la serie TV, il libro, il film, tutto quello che vogliamo parlare. Con questo video voglio, con questo fantastico scenario dietro di me, che è quello delle vele, che secondo me pochi hanno l'onore di avere, perché alla fine non è niente di malvagio. La storia delle vele, qui con me c'è il mio amico, però aspetta prima Luigi, la storia delle vele che è? Prima era una cosa buona, poi allora, cosa è successo? No, in pratica se vogliamo andare per il concetto di vela e vela, il concetto vero e proprio è la costruzione di, cioè è il progetto di un architetto cinese o giapponese, non ricordo. No, asiatico. Dopo questo, però dico, alla fine non, è quello che c'è stato tutto appresso alle vele che è malvagio. Sì, perché possiamo dire, no, ma in realtà proprio nelle vele in sé per sé non c'era niente di malvagio, perché doveva essere un rifugio per i terremotati, per ecco, le vele dovevano essere il rifugio dei terremotati, che ci fu il terremoto fine anni 80, però alla fine queste vele sono diventate il simbolo della cattiveria, della criminalità, della droga, di tutte queste cose qua, che magari in parte è vero, dietro di me c'è la vela principale, in totale voi non le vedete, però sono tutte qua, sono quattro, prima ne erano cinque e una ne è stata abbattuta. Tornando a Gomorra, voglio spiegarvi che tutto quello che si vede nella serie o nel film, dipende da come la cosa avete visto, la cosa vedete, che in parte è vero, però ci sono pro e contro di questa cosa. Partiamo da quando uscì il libro. Quando uscì il libro, io devo dire la verità, fu uno dei primi che comprò questo Gomorra di Roberto Saviat. E che fu già all'epoca fu una cosa scandalosissima che quello che si diceva in quel libro, uscirono cose che nessuno si aspettava. Poi cosa successe? Pochi anni dopo uscì il film, dopo il successo editoriale del libro, e fine qua, tutto a posto, anzi non tanto, perché molti attori del film, molti sono stati arrestati proprio perché i ruoli che ricoprivano nel film erano veri, erano abbastanza veritieri. Questo è uno dei tanti paradossi degli attori del film di Gomorra, però. Se devo scegliere fra film e serie, io personalmente scelgo la serie, perché io voglio parlare esplicitamente della serie di Gomorra, perché questa serie di Gomorra è stata proprio la ciliegina di tutto il complesso, tutto il successo commerciale e anche il successo, si può dire, di Napoli, perché in parte penso che la serie, per carità, tutto questo merchandising, diciamo così, sia una cosa giusta, nel senso che con questo sono uscite tante cose a galla, talmente tante cose negative, per carità, che la gente pensava che tutte queste cose erano lontano dalla vera realtà, dalla realtà tangibile, dalla realtà oggettiva. Cioè, va a pensare, vabbè, quelle sono cose che non mi appartengono, quando invece il tuo vicino di casa, il tuo miglior amico può far parte di un sistema del genere. Voglio specificare che comunque oggi che giorno è? Inizio di luglio 2015, tutto quello che si vede nel film o nella serie si può dire che tra virgolette è acqua passata, perché certo nella serie, nel film è proprio in extremis, scendi di casa, pam si spara. Ecco, tutto quello che vedi là è successo negli anni 90, negli anni 80 e anche nel 2000. Oggi è abbastanza tranquilla la situazione, cioè quello che voglio anche stendere un velo a favore di Scampia, perché alla fine Scampia ci sono tante cose buone, non solo cattive,
come si vede nella serie. Purtroppo è questo, che dall'uscita della serie si è avuto la cosa buona, che sono uscite tante cose cattive, però allo stesso tempo si è avuto l'effetto opposto. Cioè, io che sto in Inghilterra, che ci lavoro ormai, ora sono qui solo per vacanza, gli inglesi pensano che è solo quello, che è solo quello, che è solo quello, quando in realtà non è vero. Io penso che, come dice quel famoso cartello che si vede anche nella serie, c'è un mare di bene a scampiare, alla fine un po' è vero, no? È vero. Io adesso voglio presentarvi Luigi, no? Luigi, vieni un po' qua, vieni qua. Lui ci abita proprio in questo posto. E penso che fino a mo, cioè, come lui studia all'Accademia, lui ha studiato al liceo artistico con me, il liceo artistico di Napoli, ha studiato all'Accademia, studia restauro, che studi? Restauro, studia restauro, e quindi lui è sempre stato a difesa di Scampia, ma non perché fa, come si dice quella parola, è ipocrita, è ignavo, cioè che nel senso che difende certe cose, anzi no, lui è il primo che da un certo punto. È il primo che da un certo punto di vista comunque non alza la luce. È il primo che da un certo punto di vista non dà ragione a ciò che succede, soprattutto quando si parla, ma anche se vogliamo andare sulla questione del non seguire solo un certo tipo di regole. Il punto dove io batto è che comunque secondo me è lo stesso popolo che deve iniziare a guardare anche quelle piccole cose che possono essere, ma che ti devo dire, una carta a terra, un po' di immondizia in meno, oppure dove buttare. Se per esempio io mi trovo vicino ad un bidone, non è che butto l'immondizia a terra, perché pure se dovessi fare un dispetto, ma il dispetto lo sto facendo a me, non lo sto facendo agli altri, visto che io ci vivo nella città, non sono gli altri che vengono qua a viverci. Per cui io sono il primo ad andare contro a queste cose, a tutto ciò che diciamo va a fare del male, anche tenendo conto del concetto di restauro, del concetto di civiltà vero e proprio, che si dovrebbe trovare in ogni città, soprattutto in una città come Napoli, che è piena di monumenti, piena d'arte. I vari comportamenti, il modo di comportarsi nei confronti di questa città, per me non è per niente corretto. No, vabbè, lui praticamente la penso come lui, cioè è giusto punire chi va punito, ma io penso che sia giusto anche valorizzare. Io come sapete, i video spesso non me li scrivono, io ora stavo pensando, no? Di fare proprio vedere tutta l'area, che alla fine, no, questo scenario ha anche di qualcosa, nel senso che sì, è famoso per quello che è, perché senza dubbio è famoso per quello che è, però questo posto qui c'ha talmente tanto spazio, talmente tante possibilità di sfruttamento, ma anche a livello a livello sia umano che a livello anche, ora ci vuole, perché no, anche monetario, cioè la gente dice non ci sono i soldi, non si può fare niente, non ci sono i soldi, però gli spazi ci sono, cioè gli spazi ci sono, ora lasciando stare proprio le vele, no? Ma in sé per sé le vele sono sono il simbolo di quello che sono diventati, però sono comunque delle strutture comunque all'avanguardia, anche in tanti altri paesi tipo Germania, Francia, cioè se ne trovi posti come questi. E poi volevo sottolineare una cosa, dietro alle vele, noi adesso, se in questo momento potessimo trovarci dietro alle vele, vedremmo un cantiere che sta facendo costruire un'università, dovrebbe essere un politecnico, mi sembra, comunque sempre una struttura per distruzione. Quindi ecco, appunto, gli spazi che ci ritroviamo in questo, diciamo nella zona nord di Napoli, potrebbero essere sfruttati in modo molto 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 positivo, in pratica. In modo molto, sicuramente molto più positivo. Io ora sto facendo un po' vedere, perché diciamo spesso non si riesce a vedere bene, e ora sto notando che questa telecamera ha uno zoom molto potente. Comunque questa è la grande zona, come si chiama tutto questo spazio, Luigi? Questa è Scampia, è vicino al che cos'è? Aspetta, questa è Via Zuccarini. Via Zuccarini. E niente,
in pratica volevo spiegare questo, che alla fine sì, è un postaccio, però alla fine è un postaccio, come spesso viene definito all'interno di telegiornali e film. Sì, è vero, c'è tanto degrado, c'è tante cose, ecco, per esempio là c'è ancora il problema della spazzatura, cioè ci sono problemi grandi, non diciamo che non ce ne sono, perché alla fine questo è uno dei quartieri più, tra virgolette, brutti, ma perché ce l'hanno fatto diventare brutto? Quello che voglio dire è che se anche le istituzioni non ci mangiavano e magari anche la gente, tra virgolette, per bene era più onesta con se stessa e con il loro territorio, questo spazio poteva essere utilizzato in tante maniere, non lo so, io prima ci stavo parlando con Luigi, no? Basta poco per cambiare, per esempio fare una bella pulita, tagliare tutte quelle erbacce, mettere molti alberi in più perché qua in estate si schiatta dal caldo, tanti alberi in più perché comunque il verde li protegge dal sole, tante anche panchine, qualche fontanella d'acqua, qualche pulizia, qualche negozio più sistemato e già il posto ti sembra completamente diverso, o no, lui? Sì, ma infatti questo, io comunque spero che comunque questo diventi sempre il centro, possiamo dire, il centro moderno della città, non come spesso viene mostrato, per esempio giù Napoli, noi troviamo un centro storico, in realtà la zona nord di Napoli, cioè in pratica questa zona, la zona di Scampia, sarebbe dovuta essere la zona moderna, ciò che la zona dove sarebbero dovute nascere altre istituzioni, altre strutture, però visto che comunque fra comune, governo e tutte queste cose qua non c'è stato molto impegno su queste cose, per cui noi ci teniamo quello che ci danno e questo ci ritroviamo, se la vogliamo definire così. Alla fine io penso che tutti dovrebbero farsi un giro a Scampia, ma non perché per essere scandalizzati, io ho detto quella serie di Gomorra a me piace, ha tanti lati positivi, però ha avuto il grandissimo lato negativo che ci sono molte persone che all'estero che dicono che ovunque è così, mi prendono in giro, pensano che Napoli sia solo questo, quando Napoli in realtà non è solo questo. Questo è un piccolo brutto neo di Napoli, della periferia proprio estrema di Napoli, però non ci dobbiamo soffermare su solo che è solo questo, perché alla fine a Scampia per esempio può dare anche bruttissimi fiori, bruttissimi frutti, quando io penso ad esempio ha forgiato anche un bellissimo frutto, il che è Luigi. No, aspetta, non nel senso che puoi pensare tu, però sei un ragazzo che studia, sei un ragazzo che lavora, che si mantiene, non dà fastidio a nessuno. Ti incalzi con le istituzioni, sei onesto, non penso che sei mai andato a fare qualcosa di criminoso, quindi cioè lui è il primo ad incazzarsi proprio quando, ecco, vede qualcosa di sbagliato. Quante volte si è incazzato, ecco, per una carta a terra, per una persona che non rispetta, ma pure un segnale stradale, qualcosa del genere. Ma penso che questo succeda un po' in tutta Italia, solo che probabilmente diciamo che qui si sente molto di più proprio per la questione di una nomea, sì. Molto forte. Io l'ho detto. Per cui io penso anche che ad un certo punto le persone, quando si sentono dire qualcosa ripetutamente in modo ridondante, si convince che quella cosa è così. Se io dico che un oggetto, pure se intero, soltanto per un graffio è rotto, e lo dico in modo ridondante, le altre persone probabilmente un giorno la vedranno in quel modo. E per me, diciamo che Scampia possiamo definirlo il capo espiatorio di qualsiasi cosa. È vero. Non solo Scampia, Napoli in genere. Napoli in genere, perché Napoli è sempre presa di mira come, ecco, c'è un sito che la definisce la città più pericolosa d'Italia, quando Napoli può avere tutti i problemi del mondo. Ok, ci sta, però ci sono tanti siti, tante prove anche audiovisive, non perché voglio fare incazzare gli amici di Milano, però a Milano effettivamente è la città più pericolosa d'Italia, cioè a Milano gira più droga di Napoli, cioè i veri camorristi. Vabbè, io questo non me lo sento di dire, non so i Milano veri, come sia. No, lui si sta parlando il culo, no, lo stai dicendo tu, no. Quella è la verità, purtroppo, ho visto servizi, ho visto cose che... per carità, Milano è una città di tutto rispetto, però effettivamente siccome è una delle più grandi città, ma così come Roma, così come Firenze,
ogni città ha i suoi lati negativi, il suo lato negativo e il suo lato positivo. Cioè, prendono Napoli perché purtroppo Napoli è troppo bella per quello che è. Cioè, Napoli ha più chiese di Roma, un altro po', giusto per farlo. No, ma è vero questo, sto sbagliando. L'unico esempio che voglio fare è che in pratica mi sono ritrovato a parlare con persone che vengono non solo dall'estero, ma anche direttamente dall'Italia, da Firenze, da posti che comunque culturalmente si dice che siano stupendi e tutto. E quando sono arrivati a Napoli e hanno visitato la città, tutta la città, mi sono venuti a dire che loro non lascerebbero proprio più Napoli, ma anche per le persone che ci sono. Quindi si vede che Napoli non è così brutta come si dice. Napoli sicuramente non è brutta, però ci hanno buttato tanta merda sopra. Io con questo voglio chiudere dicendo solo che guardate Gomurra, compratevi il libro, perché comunque Saviano ha fatto una cosa giusta nella denuncia. Infatti ora c'ha, si può dire, sì, avrà i soldi, però comunque c'ha la scorta, cioè, voglio dire. Non so quanto sia bello campare così. Appunto. E comunque sia, l'ultima nota e poi chiudo. Lo hanno accusato che si è fatti i soldi sulla città di Napoli, gli stessi napoletani. Ma ci sono tanti giudici, tanti procuratori di giustizia che hanno denunciato, non hanno soldi, non stanno lavorando e sono chiusi dentro a quattro mura e non possono uscire perché lo Stato non gli dà effettivamente una protezione. Cioè Saviano comunque sta sempre di base all'ipocrisia dello Stato italiano. Saviano, pur che doveva fare soldi, tra virgolette, pubblicare questo libro, lo Stato italiano l'ha pubblicato, ma siccome tante persone denunciano, però non sono nessuno, non sono giornalisti, non hanno a disposizione qualcuno di potente, abbastanza, qualche casa editrice che lo abbia aiutato, sono chiuse in quattro mura e non possono essere aiutate dallo Stato italiano. Questo non è giusto, per esempio. Niente, comunque, tutto il rispetto a Saviano, tutto il rispetto a quelle tante persone che hanno contribuito alla denuncia di tutte quelle cose che succedono. E niente rispetto ad una zona che può dare ancora tanto, comunque questa zona può dare tanto, però ci vuole l'aiuto sia da parte dei cittadini che soprattutto dalla parte dello Stato, che si può valorizzare, perché io basta un cinema, basta una piscina, basta pulire un po', ma soprattutto basta la cultura, basta fare una buona istruzione nelle scuole e soprattutto bisogna iniziare a rilanciare quella cultura del non avere paura e di fidarsi più dello Stato italiano, di avere un po' più di ambizione anche di fidarsi più dello Stato italiano che di certi personaggi, perché loro fanno leva sulla povertà della gente e sulla ignoranza della gente e loro lo sanno. Ragazzi, io con questo voglio chiudere. Vedetevi la serie di Gomurra, guardatevi il film, guardatevi, leggetevi il libro, fate quello che volete, però dopo di questo venite a Napoli, visitate Napoli, che Napoli non è solo quello, non è solo Ciro, non è solo Jenny Savastano, non è soltanto il film di Matteo Garrone, ecco. E venga Jenny, ma amico mio, è troppo simpatico, troppo bello. Dici tu. È una persona bellissima. Con questo è tutto, con lo sfondo delle vene, chiudo. Al prossimo video, che verrà molto presto, non sarà come gli altri. Ciao.